Nessuna misura, nessuna importanza, perché le scarpe erano stanche le gambe, la strada era lunga, la voglia mancava, la gente era incerta, in silenzio aspettava giorni migliori. Poi venne la festa con musica e ballo, c'era la tombola della fortuna che sceglie i numeri e accende un sogno, un'automobile nuova fiammante. È un fascino grande la velocità, ma chi sa guidare, cos'è la patente? Col motore in funzione, se dai gas corri forte, per la benzina chi pagherà? Qualcosa sarà, un biglietto per uno si tenta la sorte. Viva la tombola della fortuna, l'attesa sfinisce, chi pensa a quel sogno, a un'automobile nuova fiammante. Tutti quanti dicono che quella sia una Fiat è come uno storico evento. Tutti quanti dicono che quella sia una Fiat, una magica Fiat 500. Immensa è l'attesa, la ruota gira, 44 le corna del bue, 66 le zampe del gallo, speranza che arriva ti prende in giro e poi se ne va. Semplice ambo, poi terna e quaterna, un numero manca per far la cinquina, il numero giusto per vincere in premio un'automobile nuova fiammante. Tombola, tombola, grida il papà, e la famiglia esaltata fa tombola, la 500 re nostra e ci aspetta per un abbraccio più che affettuoso, eccitante. Lei non si offende se siamo apprendisti e in breve tempo si fa conquistare. Allora via per le strade del mondo su quell'automobile nuova fiammante. Tutti quanti dicono che quella sia una Fiat è come uno storico evento. Tutti quanti dicono che quella sia una Fiat, una magica Fiat 500. Io ce l'ho ancora, quell'auto un po' strana, in netto contrasto coi tempi correnti, e quando torno d'estate al paese, all'osteria giocando ai ricordi, si parla di lei, vanno i pensieri con nostalgia a quella tombola della fortuna, 66 le zampe del gallo, speranza che arriva, ti prende in giro e poi se ne va. Tutti quanti dicono che quella sia una Fiat è come uno storico evento. Tutti quanti dicono che quella sia una Fiat, una magica Fiat 500. Risponde un po', mi sembra, alle istanze antiche del nostro quartiere. Chi lo conosce, dico del cioccolato, dico della fragola, dico della giuggiola, piazza della giuggiola, ci ricorda un commercio, ci ricorda uno scambio che era qua presente. E riaprire il mercato vuol dire rispondere un po' alle origini del nostro quartiere. Mi è stato chiesto di dare una benedizione, la do volentieri, sapendo che questa benedizione, per chi è credente, anche per chi non è credente, è l'idea di sottolineare la fatica dell'uomo. Abbiamo sentito nel discorso precedente di come dietro c'è il lavoro, la passione di chi pesca, di chi coltiva, di chi produce e di chi anche scambia. Noi crediamo che questo dietro ci sia anche un invito di Dio di costruire anche una società migliore. Il mercato è anche il segno di uno scambio, di un incontro, ed è proprio un po' su questo. Vogliamo dire la benedizione, che vuol dire bene, benedicere. Allora è questo un po' il senso della preghiera che facciamo insieme. Anche
sia per chi crede sia per chi non crede, però è l'occasione di dire al Signore e di incoraggiare chi lavora qua e chi dietro alle spalle di questo mercato c'è veramente tanta passione, tanta fatica e tanta speranza. È una piazza e la piazza vuol dire appunto incontro. Chiediamo al Signore che veramente questa occasione non sia soltanto per comprare delle merci, ma anche per incontrare e scambiare insieme le merci forse un pezzettino della nostra vita. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su tutti voi, sugli esercenti, su coloro che passeranno e transiteranno in questo mercato. Per Cristo nostro Signore. Di conoscere bene il nostro quartiere, la chiesa del Carmine con i restauri degli affreschi, il po' di Manfredino da Pistoia, la bella chiesa dell'Oripella che avevamo restaurato da poco, e comunque un quartiere che ha il suo fascino. Cambio. Bene, ringraziamo tutte le persone presenti. E ora incomincio quella che c'è dietro, perché non è così facile raccontare tutto. Lasciamo avvicinare al tavolo la persona. Sindaco, qua è la vecchia Genova che risorge, insomma, in qualche modo, no? È un pezzo di vecchia Genova, il quartiere del Carmine, che è splendido. È splendido nelle sue stradine, è splendida la piazza del Carmine, è bellissima la chiesa, è bellissimo questo mercato. E quindi quello che dico, che secondo me è molto importante, è proprio vivere questi spazi. E questo è uno sforzo che stanno compiendo coloro che animeranno il mercato, ai quali va proprio il ringraziamento dell'amministrazione comunale. Grazie, a lei. Ho ancora un po' di taglio di torta. Giorgio! Una che passa di qua. Aspetta, non si può tirare la piazza lì. Aspetta, tu del Carmine sei vita e miracolo. Sono vita e miracolo. L'hai vista nascere. L'ho vista nascere e l'ho... sì, ma ho sempre fatto con Don Gallo, ho sempre lavorato qua, ho sempre fatto tutte le... Allora com'è questa novità del mercato nuovo qui, com'è? Copre tutta la parte della città che scende e che passa e che attraversa il Carmine per andare a lavorare. Era giusto farla perché ha sempre avuto un successo e ha sempre avuto una popolazione con Don Gallo, con tutti i ragazzi che Don Gallo ha curato, ha aiutato. Ragazzi, i ragazzi. Ragazzi anch'io, ragazzi. Don Gallo è stata una grande fortuna. Oggi ci sarebbe dovuto essere. È una grande fortuna per la città, che ha aiutato molto. Però è diventata un'altra cosa. Questo però le trasformazioni ci sono, no? Sempre, altrimenti non so, con la fine di Don Gallo era un po' a rischio che finisse. Invece il mercato è ben attrezzato e i prodotti che ci sono. Cioè, essenziale, carne, pesce, verdura e ristorante. Ristorante e poi sono anche dei prodotti di qualità, insomma, non sono dei prodotti a caso che portano. Sì, questo signore qua mi ha detto che è dal 1800, non so quando, che c'ha il banchetto da qualche parte. Sì. Che è un personaggio. E avrà sempre un grande successo, perché è un po' il centro del castelletto della Spianata. Sì. Dovresti fare una mostra allora, in Carmine in 100 anni. Ma di Carmine. Che ne ho fatte tante mostre, Sì? Sì, tutte le, ma io ho tutte. Beh, ma adesso però, appunto. Sai, anche quelle scritte che ci sono, eccetera. Io ce n'ho una che ho dato già a loro e che ogni tanto la tirano fuori. Non c'è uno spazio per le... No, non c'è. Certo. Sì, no, certo. Potrebbe essere. Sì. Come le nuove che sono come le vecchie.
partiamo col chilometro zero. Se c'è qualcosa che non va, parli con me, eh? Se c'è qualcosa che non va, lo dica, eh? Io le prendo con la mano destra, perché me lo serve a prendere con la mano destra. Con la sinistra non posso. Perché? Ma non lo so, scrollano la testa, devo scrollare qua. Io avete queste che dentro. Dai, tanto ce l'hanno dopo, due? Ma il chilometro zero com'è? Il chilometro zero l'ho visto io nel 1944-43, quando mancavano le castagne secche, le castagne bollite, le farine di castagne e tutto il resto non c'era niente. Ha capito? Scusi. Però vengono da vicino questi. Sono tutte belline. Però vengono da vicino questi, vengono da vicino. Se noi a Genova dovessimo mangiare col chilometro zero, mangiamo le acciughe quando ci sono e basta. Perché non c'è altro, qua un po' di palazzi, che vuole un po' di palazzi. È un discorso che mi vuole del tempo. Ma lei è sempre stato nel mestiere, vero? Io ci sono nato, la mia famiglia, guardi, sì, è dal 1910. Perché è sta roba? Passando alla signora, certo. Ma ha preso dell'altro? Vengano un momento di casa, questo è il discorso. Questo